Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Luca Argentero sorprende i fan con una comparsata al noto show di Rai 1. Il ballo della coppia infiamma lo studio. L'attore torinese Luca Argentero è balzato agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2003. Esperienza che gli ha consentito di approfondire la sua passione per la recitazione e di catturare l'attenzione di celebri registi, come Ferzan Özpetek, Michele Placido e Neri Parenti. Dopo l'esordio televisivo nella fiction Carabinieri, infatti, è approdato al grande schermo, militando persino nella pellicola internazionale Mangia Prega Ama, di Ryan Murphy, a fianco della diva statunitense Julia Roberts. Volto amatissimo di Doc Nelle Tue Mani, Luca Argentero ha recentemente presenziato ad una puntata speciale dello show L'Eredità, deliziando lo studio di Rai 1 con una reunion assai attesa. Nel celebre programma di Rai 1, infatti, ha incontrato una sua vecchia conoscenza, molto nota tra l'altro nel mondo dello spettacolo. Luca Argentero incontra la sua vecchia conoscenza a L'Eredità. Nella puntata speciale del game show, condotta da Flavio Insinna e ribattezzata L'Eredità Viva la Rai, è stata accuratamente programmata da Viale Mazzini per la data di sabato 29 aprile, a ridosso del ponte del 1 maggio, per celebrare la storia della TV di Stato. Luca Argentero è stato il protagonista dell'attesa, scossa, in cui i concorrenti avrebbero dovuto escludere l'unica risposta sbagliata tra un ventaglio di alternative invece corrette. L'attore ha commentato le varie risposte, scherzando in particolare sull'opzione che lo dipingeva come un campione di cambio di pannolino. In effetti, la sua primogenita Nina Speranza, di 3 anni, lo avrebbe da poco dismesso. In compenso, il nuovo arrivato Noè Roberto lo ha nuovamente messo alla prova con borotalco e creme emollienti. Non è mancato, inoltre, un momento dedicato al contributo dei medici italiani durante la pandemia, parentesi che ha comprensibilmente emozionato il pubblico del programma. Ma non finisce qui, perché tra gli altri ospiti vi era una sua vecchia conoscenza. Questi, infatti, erano Albano, Gigi D'Alessio, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, ma non solo. L'attore, infatti, ha infatti riabbracciato l'amico Pierpaolo Spollon, concorrente d'eccezione in coppia con la collega Matilde Gioli. Il terzetto della medical fiction di Rai 1 ha inoltre dato vita ad una delle scene più emblematiche della seconda stagione, riportando alla memoria collettiva il delicato e recente trascorso della pandemia. I due attori hanno danzato all'unisono sulle note della famosa feat di Master KG e il vocalist Nomcebo, lanciata nel 2019 e divenuta in seguito virale grazie alla Cancelletto Jerusalem Challenge. Numerosi medici, in effetti, hanno condito le loro pause di relax durante il periodo della pandemia con balletti e gag a favore di social, e Luca Argentero, a fianco di Pierpaolo Spollon, ha ridato vita all'indimenticata tendenza virale sotto le telecamere di Rai 1. Non è mancato, infine, anche un riferimento alla sua prima creatura letteraria, il libro Disdici tutti i miei impegni, recentemente pubblicato da Mondadori. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more than men, nor seen another man so happy. I'm
somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.